ragionati, sono stati spesso menzionati da politici di Forza Italia, PD e delle varie compagini come la panacea di tutti i mali durante le campagne elettorali. Poi stranamente finiscono le campagne elettorali, non se ne parla più, non c'è un lavoro importante da parte delle istituzioni sul divulgare quali sono effettivamente le finalità e le modalità per accedervi, e spariscono così, come tante altre cose spariscono in questo paese, perché vengono asservite a quelle modalità di politica clientelari secondo le quali tu non hai un diritto, hai una gentile concessione che devi andare a chiedere all'europarlamentare o al politico di turno, al consigliere regionale, nel caso anche dei fondi indiretti, pregandolo che in qualche modo ti conceda di usufruire di quello che è un tuo diritto. Cerchiamo anche di inquadrare però un secondo questo fenomeno e vi voglio dare anche la misura di cosa si sta parlando. 109 miliardi di euro è il costo che l'Italia ogni 7 anni, perché la programmazione dei fondi è settennale, è il costo che l'Italia paga ogni 7 anni per partecipare all'Unione Europea, 109 miliardi di euro. Che corrisponde al sistema sanitario nazionale di NATO. Che corrisponde, diceva giustamente Massimo, che è particolarmente esperto nel campo, al costo del sistema sanitario nazionale ogni anno. Sapete di quanti soldi noi siamo riusciti a rientrare in questi negli ultimi 7 anni, nella programmazione che andava dal 2007 al 2013 con capacità di poterli spendere entro il 2015? 71 miliardi. Abbiamo perso la bellezza di 38 miliardi di euro. Solo quest'anno, per la palese incapacità delle amministrazioni regionali e del governo nazionale nel fare e nell'adottare i famosi POR, i piani operativi regionali, o i PON, i piani operativi nazionali, noi rischiamo di perdere 12 miliardi di euro perché non siamo stati capaci a spenderli. Questo, vi prego, questi dati schiaffateli in faccia a quei politici che a livello comunale o a livello regionale o a livello nazionale vengono ancora a raccontarvi la favoletta del non ci sono i soldi. Allora i soldi ci sono. E le cose sono due: o non siete capaci oppure non volete farlo. In ogni caso, quindi, in ognuno di questi casi è meglio se vi levate gentilmente dalla carica che state ricoprendo pubblicamente perché non ne avete i requisiti. Questa è l'entità. I fondi però si dividono poi in due grandi categorie, perché quelli di cui vi parlavo principalmente sono i fondi indiretti. Poi ci sono anche dei fondi diretti che vengono stanziati e gestiti direttamente dalla Commissione Europea con dei vari programmi, ad esempio il programma Life Plus che si occupa di ambiente, ci sono programmi inerenti alla cittadinanza attiva, ci sono altri programmi inerenti al turismo, lo sviluppo, sono molto ampi, ci sono i fondi per l'agricoltura, i fondi per la pesca, quelli tra cui ogni tanto c'è un tentativo di sabotaggio da parte dell'amministrazione. Dicevo, devo venire più vicino? Ok. Prendo quest'altro. Diciamo, per quanto riguarda i fondi diretti, sono gestiti direttamente dalla Commissione Europea. Ci sono questi vari programmi che hanno diversi requisiti. Uno dei requisiti, appunto, è coinvolgere realtà di più nazioni, almeno 3 normalmente, si consiglia però di andare sulle 4 perché qualora uno appunto dei componenti per vari motivi non avesse requisiti o si dovesse ritirare c'è comunque la possibilità di avere il numero minimo. Per quanto riguarda i fondi, quindi i fondi diretti, uno dei requisiti più importanti è quello del coinvolgere realtà di più nazioni, quindi creare una sorta di piccoli consorzi, possono essere piccole e medie imprese come nel programma COSME, possono essere invece anche amministrazioni comunali, l'amministrazione del comune di Guidonia che a sua volta si mette d'accordo con l'amministrazione di un comune tedesco, l'amministrazione di un comune francese, l'amministrazione di un comune polacco e decidono di partecipare ai programmi sulla cittadinanza attiva per aprire per esempio degli sportelli per avvicinare il cittadino alle istituzioni, per permettergli ad esempio di esercitare più facilmente i propri diritti. Questo può essere un volano per aprire uno sportello di informazione europea, ci sono soldi anche per quello.
queste sono le possibilità. Però uno dei grandissimi vulnus, dei più grandi problemi che impedisce paradossalmente agli italiani di utilizzare questa leva, è che nel nostro paese non si conosce abbastanza la lingua inglese. Perché è vero che formalmente ognuno ha il diritto di presentare le domande nella propria lingua, però vi posso assicurare che nella pratica i funzionari di Bruxelles adottano come lingua di lavoro l'inglese e le domande che vengono presentate in altre lingue, forse c'è qualche eccezione per il francese, alle volte per il tedesco secondo il tipo di direzione generale della commissione, però vi assicuro che quelle che vengono presentate in altre lingue non vengono più delle volte neanche prese in considerazione. Uno lo sa, sa che nei fatti bisogna agire in questo modo, ci si chiede come mai effettivamente non lo si faccia. Sul programma Horizon 2020, Orizzonte 2020, che si occupa di ricerca, ci sono la bellezza di 78 miliardi di euro in ballo nei prossimi 7 anni, quindi nella programmazione che va dal 2014 al 2020, essendo un fondo diretto si è tutti contro tutti, c'è una concorrenza quindi tra le realtà che possono essere università, imprese, piccole e medie imprese, laboratori di ricerca, istituti dei vari 28 paesi e chi è più bravo ne prende di più, non ci sono quote divise per paesi. E allora la domanda è questa: che cosa sta facendo l'Italia per rendersi competitiva da questo punto di vista? Quali e quanti sforzi sta mettendo in campo affinché le università si dotino ognuna di una propria direzione o comunque di un direttorato, un dipartimento semplice, tutto dedicato ai fondi europei? Quali e quanti sforzi ci sono per aiutare le piccole e medie imprese? Perché la grande impresa può permettersi di pagare anche degli specialisti, dei professionisti, magari la piccola impresa, la microimpresa, che è il tessuto imprenditoriale del nostro paese. In Italia siamo costituiti per il 96-97% da micro e piccole imprese, hanno bisogno di un sostegno, hanno bisogno di informazione. C'è qualche regione che lo fa, tipo la regione Veneto, qualcun'altra cerca in qualche modo di aiutare, ma sono veramente eccezioni in un panorama desolante. E noi continuiamo a perdere opportunità. Sarò curioso di vedere da qui a 7 anni quale sarà effettivamente l'ammontare di risorse ottenute dalle realtà italiane in programmi come Horizon 2020 e Life Plus. Però in tutto questo c'è un soggetto politico che sia nella campagna elettorale sia dopo le elezioni si è preso un impegno molto chiaro, ha detto: noi faremo trasparenza sull'uso dei fondi. Noi non verremo a dirvi che sicuramente verranno vinti, perché non sta a noi. Noi possiamo mettere in mano al cittadino la possibilità di sapere come effettivamente funzionano i bandi, dargli consigli, avvicinarli. Poi ovviamente l'iniziativa deve essere sempre del singolo, però lo stiamo facendo sin dal primo giorno in Commissione Regi per lo sviluppo regionale, ma anche tutti noi europarlamentari ci siamo messi a disposizione. Ad esempio io e Dario abbiamo creato 2 uffici, Roma Nord e Roma Sud, che lavorano ovviamente per tutta la provincia, per tutta la regione, sono a vostra disposizione, e organizziamo dei workshop per spiegare come funziona l'europrogettazione. Invitiamo i consiglieri comunali su in Europa per avere la possibilità di formarsi e parlare direttamente lì con esperti anche della commissione che spiegano effettivamente come funziona il proprio programma. Ancora facciamo eventi a rotazione nelle province, in giro appunto nel nostro collegio, per far arrivare europrogettisti e persone che possono effettivamente spiegare come si partecipa a un bando, quali sono le opportunità. Non dovrebbe essere compito nostro, dovrebbero essere le regioni stesse, dovrebbero essere le amministrazioni pubbliche stesse a farlo, ma siccome ci siamo presi questo incarico lo stiamo svolgendo nel miglior modo possibile. E non solo ci siamo fatti carico di questo, abbiamo deciso anche di fare trasparenza su come sono stati spesi i fondi indiretti da parte delle regioni nell'ultima programmazione. C'è un collega, Marco Valli, che è in commissione controllo dei bilanci, ha detto: mi date gentilmente la lista divisa per regioni e per province per vedere chi ha avuto le assegnazioni negli ultimi 7 anni? Perché vogliamo vedere se ci sono sempre delle stesse imprese o delle stesse cooperative che, caso strano, per 3 o 4 volte consecutive si aggiudicano
gli stessi bandi, gli stessi finanziamenti e altri invece non vincono mai. Vogliamo vedere che tipo di bandi sono stati adottati anche nelle varie regioni. E loro ce l'hanno date subito e ci hanno detto: ma che strano, è la prima volta in tanti anni che dei parlamentari, degli europarlamentari italiani vengono a farci questa richiesta. Che cosa singolare. Ce li hanno dati, abbiamo cominciato a collaborare con tutte le regioni in cui abbiamo dei consiglieri eletti, stiamo cercando a tappeto di tirar fuori le irregolarità, e quelle che emergeranno noi le andremo a denunciare all'Olaf, che è l'agenzia antifrode dell'Unione Europea, perché chi ruba i fondi comunitari, i fondi dell'Unione, non sta derubando l'Unione Europea, sta derubando noi, sono i nostri soldi, sono i soldi, una percentuale della nostra IVA. Sono i soldi delle tariffe doganali del mercato comune, quindi anche il nostro. Sono i soldi che l'Italia ogni anno versa come contribuzione diretta per partecipare all'Unione Europea. E se vengono dati a chi non li merita o non vengono assegnati, è un furto che si sta commettendo nei confronti della nostra collettività. Da una parte informazione, dall'altra parte denuncia. In un anno abbiamo già fatto dei passi importanti, nei prossimi 4 ne faremo ancora di più, cercheremo di arrivare capillarmente sul territorio per fare in modo che finalmente i diritti diventino esercitabili, perché non devono essere delle gentili concessioni. Noi qui siamo in uno stato di diritto, non siamo in uno stato di profitto, e l'abbiamo ribadito più volte, cambiando tematica, ma ci si ricollega in parte anche al presidente Juncker, quando ha detto che dall'austerità si esce con il suo piano di 300 miliardi che non sono sufficienti per affrontare la crisi che sta vivendo in questo momento l'Eurozona, B non sono quella soluzione strutturale che dovrebbe sanare il problema appunto di una moneta che è unica, che è stata concepita male e che è uno strumento rigido che non si può adattare alla flessibilità e alla diversità delle economie che in questo momento compongono l'Eurozona. Ma soprattutto gli abbiamo detto che quei 300 miliardi non possono e non devono finire nell'ennesima mangiatoia delle grandi opere come loro vogliono, perché questo paese non ha bisogno delle grandi opere, ha bisogno delle piccole soluzioni quotidiane, ha bisogno di dare microcredito, ossigeno alle nostre piccole e medie imprese che il sistema bancario e finanziario non sta più facendo. E loro, al posto di fare questo, creano le riunioni dei mercati finanziari e continuano ancora a fare quella politica che, come diceva prima Massimo, va forse in direzione dell'interesse delle grandi lobby finanziarie, va nell'interesse della massoneria europea, ma di sicuro non va nell'interesse dei cittadini europei. E noi invece siamo i lobbisti dei cittadini europei tutti, e vogliamo anche che il Mediterraneo d'Europa non sia una periferia povera e degradata, ma torni a essere un fulcro di sviluppo e di civiltà. Per questo ci battiamo, per questo stiamo collaborando anche, cerchiamo di collaborare con i parlamentari spagnoli, portoghesi, greci, per fare un fronte comune. Finora la Germania ha avuto mano libera nel disegnare quest'area economica secondo i suoi interessi e secondo le sue priorità. Peraltro nessuno, quasi nessuno, ha avuto il coraggio di contestarle una cosa, che mentre per gli altri è inflessibile nell'applicazione delle regole, quando vengono volati il patto di stabilità, il famoso limite del 60% dell'indebitamento e del deficit, nessuno ha avuto il coraggio di mettere in procedura di infrazione la Germania, che per l'8° anno consecutivo ha sfondato il limite del 7% di surplus nella bilancia commerciale. C'è scritto nei trattati, nessuno lo fa, perché è un'Europa che è diventata forte con i deboli e debole con i forti, e noi questo non lo accetteremo mai, e ce la riprenderemo la nostra dignità, ve lo posso assicurare. Un caro saluto a voi tutti e grazie ancora. Grazie a te, Massimo.